Non voglio sapere niente. Della tua squadra di football, sai però. Io non so niente. Oh, Cristo santo, vi candiamo come sarebbe? Che mi racconti? Che significa il tuo io non so niente? Si può sapere? Ma scherziamo! Ascoltami. Magari solo questa volta. Se riusciamo a prendere questi tre, allora forse riusciamo a tornare a galla. E non dovremo fare mai più niente di illecito. Ma quante volte ancora te lo devo dire? Io non ci voglio proprio entrare. Caffè? No, dimmi solo come funziona. Non occorre che tu lo sappia. Diciamo solo che gli amici del programma si occuperanno di tutto. Io detesto gli amici del programma. Sì, però detesti ancora di più perdere. Rilassati, saremo di nuovo i primi. Anch'io devo fare una confessione. Scopo molto meglio quando vinciamo, tu no? Eh? You can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money. Oh, yeah. What I want. Your love give me such a thrill. But your love don't pay my bills. Sì, che c'è, amico? Congratulazioni. Questa nuova Lexus è sua. Io non l'ho chiesta. Io faccio solo le consegne, non so niente. Quello va a destra del divano azzurro nel soggiorno. Questo va contro la parete di fronte nel tinello. E attento a pulirsi bene i piedi. Sì, signora. Vi sta venendo fame, bambine? Sì. Molto? Sì. Ricky Rowe? Sì. Tenga. Grazie. Money don't get everything is true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money. Yeah. Ok. Fatto, eh? I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money. Lettere d'intenti di Butch McRae e Ricky Rowe di iscriversi alla Western University. Li ha comprati, Charlie, se li ha comprati. Non ci credo, Ed. Pete Bell, no. Ma vuoi scherzare? Li ha comprati, l'amico, è evidente. No. Questa è la mamma di Butch nella sua nuova casa a Chicago. È intestata a lei e a un'altra persona che non riusciamo a trovare.
Il funzionario di banca che ha concesso il mutuo è un ex alunno della Western. Un amico del programma. Esatto. Stupendo, continua così, Butch, magnifico. Prova il tiro dalla distanza. Bene, ora in elevazione, Butch. Benissimo. Questo è il padre di Ricky Rowe col suo nuovo trattore. Noi possiamo solo dimostrare che al signor Rowe non facevano prestiti per comprare nuovi macchinari. E il più grande distributore di macchinari agricoli dell'Indiana è un compagno di classe di Happy Kuykendall. Coraggio, Ricky, girate e tiro. Stupendo. Così, bravissimo. Magnifico. La Lexus che volevano dare a Neon. Lui non l'ha chiesta. Hanno cercato di dargliela lo stesso. Giù col baricentro, non ti sbilanciare. Prova i ganci adesso, proteggila col corpo. Gancio con la sinistra. Fermo il piede d'appoggio. Ora vai in penetrazione. Sono tutte violazioni evidenti, ma sarà dura trovare le prove. Le hanno coperte bene. In questo caso allora sarà meglio lasciar perdere. Ehi, Charlie, si deve scavare, è roba che scotta. Lo inchioderemo quello. Inchioderò il grande Pete Bell.